Ah, niente, gente, andiamo avanti con questo giocone. Ah, mi dispiace che nelle precedenti partite non mi ha registrato l'audio, ho dovuto risovrascrivere, cioè riregistrare un audio sopra la clip, però chiaramente non è stato in tempo reale. E ho fatto giusto, insomma, ho tamponato un po' alcuni punti dove senza un audio, senza un commentary. Sembrava stessi facendo cose strane, invece c'era dietro un mio ragionamento, dietro il gameplay, no? E mi dispiace proprio perché anche questo gioco qua mi sta. Accesso alla sezione cronologia. Questo gioco, veramente, ho tante cose da dire perché è un gioco profondo e ha una chiave di lettura che va oltre la fantascienza e la semplicità. Di una qualsiasi storia, è davvero bella, 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 mi sta piacendo veramente tanto. Poi questa, appunto, questa similitudine, cioè con eventi molto probabili, futuri, che potrebbero comunque accadere anche nella nostra realtà, perché non è una cosa poi così campata per aria, insomma, rende tutto più anche pauroso, raga, cioè, nel senso, verificarsi di eventi del genere, come il surriscaldamento globale che effettivamente c'è. E potrebbe portare, cioè, fa anche riflettere, insomma, ecco, mettiamola così. Allora, niente, comunque adesso l'audio dovrebbe funzionare, speriamo di non parlare altre 3 ore a vuoto. Allora, eravamo rimasti praticamente allora, eravamo rimasti, ok, qua Gerico, allora praticamente Marcus trova Gerico, che è sta nave abbandonata dove sembrerebbe, parrebbe essere rifugio di un gruppo di devianti sfuggiti a scappati anche loro. Mentre invece il nido, questo è un pochino più action, vede Connor inseguire un deviante. È stata una bellissima sequenza di inseguimento, davvero bella. Il nido mi è piaciuto tantissimo, anche perché la possibilità che dava di mettere in pausa con R2 e poi andare a valutare in pochi secondi, perché chiaramente avevo pochi secondi per scegliere il percorso, quello più o meno rischioso, e valutare, insomma, la cosa così in tempo reale, mi è piaciuta veramente tantissimo. E poi, a parte questa cosa, sembra proprio di essere un androide, no? Perché hanno capacità di elaborazione, però chiaramente si trattava di un inseguimento, quindi Connor poteva stoppare solo per 3 secondi e scegliere velocemente il percorso da prendere, quello più veloce ma rischioso, eccetera, eccetera, eccetera. Bello, è stato bello. Adesso siamo qua, decisioni. Allora, Marcus è arrivato a Jericho. Vediamo di chi si tratta. Questi sono tutti devianti, Chi raga. siete? Fuggiaschi. Proprio come te. Io sono Josh. Sono Simon. North. Android Jericho. Questa è Jericho? Un rifugio per chi non intende più essere schiavo. E sapevate che solo un androide poteva arrivarci, vero? Soltanto chi è come noi può trovare Jericho. Se hai decifrato i segni è perché uno di noi si è affidato e ti ha dato la chiave. C'è un luogo dove saremo liberi. Trova Jericho! Quanti siete? 19 perfettamente funzionanti. Gli altri hanno subito danni durante la fuga. In molti cercano Jericho. Pochi ci riescono. Gli umani non hanno pietà per noi. Capisco come ti senti, ma siamo più liberi di quanto tu sia mai stato. Un tempo obbedivate agli umani, e ora è la paura a governarvi. Non siete più liberi di prima. Avete soltanto cambiato padrone. Ti senti perso, come tutti quanti noi. Non l'abbiamo scelto. Ci possiamo convivere, nient'altro. Qui sei al sicuro. Puoi restare per tutto il tempo che vuoi. Va a parlare con Losi.
Forse ti potrà aiutare. Ma se androidi... Esplora Jericho. Ma se androidi non hanno bisogno di ricaricarsi di batterie. Ah, questo qua è vivo. So che anche gli umani hanno paura di morire. Sai cosa succede dopo la morte? No. Non lo so. Beh, lo scoprirò molto presto. Come ti chiami? Marcus. Che piacere conoscerti, Marcus. È morto. Ma di cosa è morto? Cioè, in che modo? Cioè, come funziona? Cioè, gli androidi hanno tipo del carburante, dell'energia. Mi piacerebbe sapere, perché adesso questa qua, cioè, è morto, si è spenta così perché ha finito le batterie. Perché noi avevamo visto nelle prime sessioni di gioco che gli androidi si mettevano in delle postazioni tipo temporanee dove potevano andare a ricaricarsi. L'hanno buttato quando non ne avevano più bisogno. Viveva per strada prima che lo trovassimo. Si spegneranno se non troviamo un modo per aiutarli. Per aiutarli servono sangue blu e biocomponenti. Recuperiamo il possibile da quelli disattivati. Ma non è abbastanza. Quindi come sopravvivono? Con niente. Moriamo piano piano. Quindi vedete il sangue blu che è quella specie di... olio, possiamo chiamarlo così, sangue, olio che è presente all'interno degli androidi è quello che effettivamente li alimenta. Sapevamo che RA9, questa qua è la scritta di, che era presente in, in tutti i crimini che trovava Connor, e lo scrivono tutti i devianti. Ancora RA9 non sappiamo di cosa si tratta. Cassa già svuotata. Calcolo percorso, raga. Secondo me Marcus ha intenzione di andare a fare un giro al deposito della Cyberlife e rubare roba. Questi? Sono morti? No, muove la testa. Molto probabilmente si stanno tipo esaurendo. Stanno esaurendo il sangue. Quanto tempo sei qui? 4 settimane, 3 giorni e 11 ore. All'inizio non sapevo dove andare. Jericho sembrava un posto come un altro. Molta gente qui è davvero messa male. Gli umani trattano così chi disobbedisce. Ci disprezzano. Non ci accetteranno mai davvero. A questa gente servono componenti e sangue blu, perché nessuno se ne sta occupando? Fosse così facile. Non possiamo mica andare a chiederlo alla Cyberlife.
caso nessuno osa lasciare Jericho. Se vuoi una vita facile, hai scelto il posto sbagliato. Non le potevo parlare. Se ne sta andando pure questo. Non sono in gran forma, vero? Il mio programma diagnostico non va. Anche se non credo avrebbe buone notizie. Cosa ti è successo? Mi hanno legato a una macchina. Penso volessero divertirsi. Non voglio spegnermi. No, io non voglio spegnermi. Qua fa vedere comunque veramente, raga, il lato crudele dell'umanità. Che effettivamente, raga, l'umanità è non di base, però sotto molti aspetti è crudele. E qui secondo me il senso di crudeltà viene quasi permesso dal fatto che non si tratta di persone umane ma di macchine, però effettivamente, raga, macchine con sembianze umane, quindi l'umanità è effettivamente già di per sé capace a farsi sufficientemente male da sola. Questa forse è Lucy. Sei tu, Lucy? Siediti. Cioè, comunque, raga, fa vedere proprio il disprezzo dell'essere umano verso il proprio simile, che in questo caso si tratta di androidi, ok? Con le loro sembianze, sono dei programmi. Però comunque l'impatto comunque forte delle crudeltà che vengono fatte anche a robot, comunque. Che però stanno dimostrando di avere comunque dei sentimenti alla fine, al pari degli esseri umani. Alla fine è anche difficile dire il sentimento cos'è, cioè se effettivamente... Beh, è un discorso complesso, poi ne parleremo a fine gioco. Fa vedere. Fermerò l'emorragia. Vedi questo. Dammi la mano. Hai avuto tutto e hai perso tutto. Hai visto l'inferno e ora l'inferno vive in te. Il tuo cuore è tormentato. Una parte di luce e una parte di ombra. Quale prevarrà? Le tue scelte decideranno il nostro destino.
Marcus penso che avrà un ruolo veramente importante nella storia. Secondo me, si potrà scegliere il destino degli androidi. Degli androidi. Propone un piano a Simon. Cioè, secondo me, Marcus potrà decidere se far insorgere gli androidi oppure se. Boh, non lo so, appoggiare gli umani, comunque boh, vedremo. Però dovrò fare delle belle scelte con Marcus, credo. Davvero importanti. Simon, so dove trovare dei pezzi di ricambio. I magazzini della Cyberlife al porto di Detroit. Lì c'è tutto quello che ci serve. Il porto è presidiato. Non possiamo entrare e fare i nostri comodi. Gli umani lo impedirebbero. Infatti, non gli chiederemo il permesso. Ma non abbiamo armi. E comunque nessuno saprebbe usarle. Possiamo rubare quello che ci serve, senza lottare. Così ci faremo ammazzare. Può darsi. Ma è meglio che stare qui ad aspettare di spegnersi. Sono con te. Forse possiamo provarci. Ok. Ci sto. Raga, la prossima missione con Marcus, secondo me, sarà figa. Sarà molto figa. Ok, siamo nei panni di Kara. Che è fuggita dalla Ti senti polizia, bene? da Connor. Troveremo aiuto. Presto Ara, sarà tutto un brutto ricordo. questa bambina mi fa una tenerezza. Mi ha passato di tutti i colori. Il posto è questo? Questo è il posto che mi sa che gli aveva dato l'androide che avevamo beccato per strada. Che gli aveva detto vai da quella parte lì. Che lei aveva detto è dall'altra parte della città. Pare di essere tipo in periferia, credo. Sei tu, Zlatko? Chi lo chiede? So che puoi aiutarci. E chi te l'ha detto? Ma hai sbagliato posto. Mi spiace. Ehi! Ci serve il tuo aiuto. Entra. Su, entra. Coraggio. Beh, lui è un buono, nel senso non mi sembra pericoloso. Segui Zlazigo. Luther, puoi riporre i soprabiti di queste signore? Oh, sta tranquilla. Non morde mica. Luther è uno degli androidi che ho aiutato. Mi fa un po' di compagnia. In questa grande casa. Prego, accomodatevi. Come hai saputo di me? Un androide. Ci ha detto che puoi aiutarci. Capito. Deviante? Invece lei?
Lei è umana. E cercate un posto sicuro dove iniziare una nuova vita. So che il Canada è adorabile in questa stagione. Bellissimi paesaggi, spazi aperti, aria buona e androidi liberi. Ottimo per ricominciare. Sì, esatto. È proprio ciò che vogliamo. Ma certo. Vi aiuterò. Ma prima devo rimuovere il tracker. Tracker? Sì. Tutti gli androidi sono dotati di un segnalatore per rintracciarli. Se rimuoverò il tuo, sarete al sicuro. Avanti. Venite. Mi sta venendo un dubbio. Lei può aspettarci nel soggiorno. No, lei resta con me. Lo so. All'inizio certo. mi sembrava seguitemi. Affidabile. Andiamo nel seminterrato. All'inizio mi sembrava affidabile. Ora ho dei dubbi. Proverei a dare un'occhiata, raga. In giro. Cioè, se io anziché andare nel seminterrato vado su. No. Qui non mi piace. E nemmeno lui. Non mi fido. Andiamocene. Sta sicura? Nessuna alternativa. Andrà bene, Alice. Rimuoverai il mio tracker e cominceremo da capo in Canada. Lo vuoi anche tu, no? Perdonate il disordine. Mi serviva un posto discreto per le mie macchine. Rimuovere i tracker è illegale, quindi ho preferito rinunciare alla comodità. Spero che non si spaventi troppo. No. No, starà bene. D'accordo. Cosa ho sbloccato? Da questa parte. Raga, non è affidabile sto tipo. Non è affidabile. Scusate un attimo, ma questo android non mi può... Tutto fatto, sto android. Non mi aiuta. Se potete aspettare lì... Non è che mi vuole prendere... Entra nella sala di Zazko. Però finché ero android i comandi, diciamo, le indicazioni erano fighe, che ti bloccavano. Ma adesso io sarebbe bello, potresti essere libero anche di tornare indietro se volessi. Adesso sono uscito fuori dai parametri, no? Sono deviante, non sono più programmato. Quindi queste scritte qui che appaiono, secondo me avrebbe dovuto toglierle. E permetterti di tornare indietro, poi non succede niente, però puoi comunque tornare indietro. Entra. Devo avvertirti, non sarà piacevole. Sai cosa è strano? Per un motivo a me sconosciuto, i tracker smettono di funzionare nei devianti. Ritrovarvi è difficile. Quindi,
Non esiste nessuna ragione per rimuovere il tuo. Cosa? Ma avevi detto... Sì, beh... Ognuno crede a ciò che vuole. Certo che i devianti sono davvero ingenui. Vengono qui da me aspettandosi che li aiuti. E invece... li resetto. E li rivendo. O li uso per i miei... beh, esperimenti. No! No, non voglio il reset! Lasciami! Cara! Mi stavo dimenticando... la bimba. Rinchiudila. Ci penserò dopo. Alice! Alice, no! Che cazzo di merda, raga. Un deviante che vuole fare la mamma. È così tenero. Ma è anche assurdo. Beh, poniamo fine alle tue sofferenze. Cosa posso fare, raga, per fuggire da qua? Quando desideri qualcosa, va sempre a finire uguale. Lacrime, disillusione. Credimi, meglio essere resettati e non soffrire più. Niente dolore. Niente sogni frantumati. Quasi ti invidio. Cara! Oh, povera Alice! Oh, sembra proprio che mamma non si ricordi di te. Ti ha completamente dimenticata. Cara, cosa ti è successo? Adesso basta, vieni. Mi hai morso. Imparerai le buone maniere, piccola strega. Cara, svegliati, cara. Vediamoci in soggiorno. Trovo modo di scappare. L1. Causare un cortocircuito? Vediamo. Spingi. Ok. Spingi. E mo che spingo? Non c'è più nulla da spingere qua, porca puttana. A causare il cortocircuito. Raga, non so che fare. Non ho la più pallida idea. 97. No. E come potevo fare, raga? Cioè, non avevo... Non avevo... Il filo... Forse il filo blu... Il filo verde... Forse devo tirare il filo verde, raga. Porca vacca. Vabbè, niente, raga, è andata così. Cioè, non torno indietro. Sono tentato a ricaricare tutto, eh. L1. Ma chi è sto tipo?
Ma è una tipa. Boh, si capisce. Ricordare chi sei, altrimenti la piccola morirà. Raga, vabbè, è andata così. Se avessi notato quel filo verde in tempo, magari avrei essere riuscito a causare il cortocircuito. Ok, devo percorrere, cercare di fare in modo di andare in posti dove posso ricordare qualcosa. Questa è la mia giacca. Magari mi viene in mente qualcosa. Mi chiamo. Oh, sta venendo fuori una scritta, raga. Ci vuole ancora un aiuto. Ci vuole ancora un aiutino. La cena del padrone. Portagliela. Sì, Luther. Qua magari, boh, qua però c'è poco da ricordare, perché non è che abbiamo fatto chissà che. Questo l'avevamo già visto, ma qua non è accaduto nulla, quindi andiamo qua. Però qua c'era andato, ma non è che non credo che possa aiutarmi in qualche modo. Qua non era successo nient'altro. Secondo me l'unica è beccare la bambina. La bambina mi può dare una mano a ricordare. Appoggiala su quel tavolo laggiù. Leva quella carcassa. Mettila di là. Se ne va senza dire una parola.
La stronza mi lancia per un'impiegata del cazzo! Ehi, mai sentito? Sì, Zlatko. Porta la carcassa nella stanza successiva. Però io vorrei vedere che magari è una prospettiva diversa, no? Luther! Luther! Sì, Zlatko. Qui finirò più o meno tra 10 minuti. Poi capirò che fare della bambina. Ricevuto, Zlatko. Ti porterò la bambina tra 10 minuti. Tempo rimasto. 10 minuti, raga. Ok, ho poco tempo, eh. Ricordare. 10 minuti, ok. Bisogna andare rapidi. Avvicinati. Un cane robot, raga. Apri cella. Robot a dire che può aiutarmi, no? Questo è in mezzo a una strada. Beh, deve essere qua la bambina, eh. Cosa ci fai qui? Il padrone ti ha autorizzato a stare qui? Devi sempre obbedire al padrone. Oh sì, devi sempre obbedire. Perché sei qui? Non c'è niente per te qui. No, non c'è niente per te qui. Se non hai degli ordini, dovresti andare in stand-by. Oh sì, devi obbedire. Sì, devi obbedire. Sì, devi obbedire. Non dovresti stare qui. Mamma mia. Mi dispiace per la piccola. La piccola è lì dentro, mi sa. Forse riesco a trovare un modo per entrare. No? Leggi. Però 10 minuti, raga, non posso star qua a perdere tempo a leggere sta roba. Gli androidi alterano il cervello. Parlare con le macchine modifica il modo di comunicare. Capacità sociali limitate. Va bene, dai, niente. Lasciamo perdere questo. Cos'è, un fucile? Ok. Dove cavolo è la sta bambina? Alice in Wonderland, questo qua mi fa ricordare tutto. No, ancora no. Volevo che fosse una
ora ricordo. Ancora no. Ho bisogno di altri indizi. Gli abitanti di Detroit hanno assistito a un inseguimento per le strade della città questa mattina. Secondo diversi testimoni, una giovane donna e una bambina stavano scappando dalla polizia per motivi ancora ignoti. Dove le due fuggitive hanno rischiato la vita per attraversare il traffico. Ha ricordato. Nessuno può dire con certezza se siano sopravvissute. Ulteriori voci non confermate. Trova Alice. Verso il corridoio. Camera da letto, mi serve il fucile a pompa. È scarico. Porca vacca. Ok, allora vediamo qua dentro, raga, a questo punto. Qua non ci eravamo entrati, credo. Perché mi sa che abbiamo fatto la stanza adiacente. Eccola. Alice. Cara! Cara, ti ricordi di me? Come potrei dimenticarti? Mi dispiace tanto. È vero, non dovevamo venire qui. Dobbiamo andare. Seguimi senza fare rumore, ok? Mamma, c'è quel tizio gigante. Luther! Sì, Zlatko. Qui ho finito. Prendi la piccola. Subito, Zlatko. Oh, merda. No. Qua. Io di qua. Nasconditi. Zlatko! Che c'è? La bambina non c'è più! Beh, non può essere sparita. Deve essere qui in giro. Che stai aspettando? Cercala! Merda! Dove sono? Luther! Trovale, porca puttana! Ma che cavolo ne so? Qua è un rischio. Eccoti qua! Qua, vaffanculo! E scarico! Madonna, raga. Basta giocare a nascondino. No, perché non te lo sei mangiato? Porta sul retro.
Vai! Corri più veloce che puoi! Ti avevo avvertito! I sogni finiscono sempre in lacrime! Dovevi ascoltarmi! Che stai facendo? Levati! No. Questa volta no. Ho detto levati o ti sparo in faccia! Come osi? Come osi? Che fate qui? Chi vi ha fatto uscire? State lontani! Statemi lontano! Obbedite! Sono il vostro padrone! Sono il vostro padrone! Ah, raga, se lo meritavo. Va bene. Mi fido. Avevo così paura di perderti. Bella sequenza, raga. Anche questa bella sequenza. Qua stiamo entrando nel vivo. Stiamo entrando nel vivo della storia. Vedete qua, se fossi riuscito tipo a fuggire, a non farmi resettare, sarebbe partito completamente un altro filone narrativo che mi avrebbe portato direttamente qua a cercare Alice. E poi qui, alla ricerca di Alice, poi qua altri filoni, ad esempio qui, inizia l'inseguimento, perché molto probabilmente qua è quando mi sono nascosto che mi hanno sgamato. E mentre invece qua magari l'inseguimento non sarebbe neanche iniziato se mi fossi nascosto bene. Comunque vabbè, comunque me la sono giocata abbastanza bene, raga. Ci vediamo al prossimo video. Io spero che questo vi sia piaciuto, e un bel mi piace, un'iscrizione al canale fa sempre piacere. Bella.